Benvenuti ragazzi in questo video dove si fa un mega aggiornamento dei miei investimenti. Come vanno? Che servizi uso? E facciamo anche un confronto. Marcello, ma hai parlato di soldi in questo video, nello scorso video, in quello ancora prima? Quando è che smetti? Avete ragione, io sul mio canale racconto la mia vita, non parlo solo di soldi. Solo che sono chiuso qui in casa, quindi ho colto l'occasione per concentrarmi un po' sull'argomento. Vi prometto che il prossimo video, aggiornamento sugli investimenti, sarà a fine anno. Non ve li farò ogni mese, tranquilli. Partiamo con l'elefante nella stanza, parlando dell'ultimo video che ho fatto nel 2020, cioè il video dedicato al RoboAdvisor di Tinabar e Banca Profilo. E nei commenti molti di voi hanno storto il naso, giustamente, perché i video dove parlo degli investimenti sono molto delicati e le persone che li guardano spesso adottano quei servizi di cui parlo proprio perché magari non ho parlato io, e questa cosa gli dà un margine di sicurezza. E quindi sentirmi fare un video sponsorizzato dedicato a Tinab, che è un concorrente di Moneyfarm che già utilizzavo, di cui già avevo parlato, a molte persone ha dato fastidio, perché magari avevano adottato Moneyfarm già da tempo e si sono chieste: mo Marcello sarà sincero, non sarà sincero, devo cambiare servizio, cosa devo fare? Sei un venduto, l'hai fatto per soldi? Chiariamo, i punti sono due. Il primo è che il video sì è sponsorizzato, ma io mica collaboro con tutti. Non sapete quanti broker mi hanno contattato nell'arco di quest'anno e mi contatteranno per propormi qualsiasi cosa, anche contratti molto buoni, anche affiliazioni che potrebbero essere molto remunerative. Ma ovviamente io non le vado ad accettare certe sponsorizzazioni, perché vi propongo solo quello che vi può aiutare o che secondo me può esservi utile. E non lo faccio perché sono un santo, non è solamente una questione etica, è proprio una questione strategica, perché il mio obiettivo ovviamente è a lungo termine. Voi siete il motore del mio canale, senza di voi non vado da nessuna parte. Quindi tradirvi, proporvi una cosa che poi si dimostra scadente, va a minare la mia crescita, a prescindere da quanto mi possono pagare adesso, ovviamente. Addirittura ero contento di sponsorizzare quel video e farlo in collaborazione con un competitor di Moneyfarm, perché io in questi anni ho parlato solo di Moneyfarm e sembravo un loro promotore. Mi piaceva anche portare un concorrente, ce ne sono veramente molto pochi in Italia di RoboAdvisor. A differenza degli Stati Uniti, che ne abbiamo 200 differenti, qua i player non esistevano una volta e adesso sono molto pochi. E quindi ero contento di portarne uno nuovo in un mio video e poterci collaborare. Punto 2. Molti hanno storto il naso non solo perché il video era sponsorizzato, ma appunto perché non ho detto niente riguardo a Moneyfarm. Da come mi ponevo sembrava che io avessi ripudiato Moneyfarm e fossi passato a Tinaba, e non vedendo un confronto in quel video, non vedendo delle spiegazioni, si sono detti: qualcosa mi puzza. Qua è veramente colpa mia, perché ho lasciato passare un messaggio sbagliato. Io continuo a utilizzare sia Moneyfarm che Tinaba, sono entrambi due validissimi servizi. In questo video farò un confronto e questa cosa avrei dovuto specificarla e avremmo vissuto tutti quanti felici e contenti. Questo è stato un mio errore e... scusatemi. Partiamo con i miei investimenti, come stanno andando, e poi dopo faremo il confronto. Ho iniziato il mio pack ad aprile 2018 con Moneyfarm. Esisteva, almeno da quel che vedevo in Italia, solamente Moneyfarm come servizio del genere. Io l'avevo scoperto guardando i video e i blog americani, che invece già utilizzavano Betterment, Wealthfront e tanti altri RoboAdvisor che già esistevano negli Stati Uniti. L'unica controparte molto simile in Italia era appunto Moneyfarm, e quindi mi sono affidato a Moneyfarm come RoboAdvisor. Cos'è un RoboAdvisor? È un servizio che ti crea un portafoglio diversificato in ETF, quindi tu devi solo mettere i soldi e hai un portafoglio investito diversificato. In questo video parleremo anche del se vale la pena o no in primis affidarsi a un robo oppure fare le cose fatte in casa. In quel video del 2018 io spiegai che investivo una cifra su Moneyfarm, ho aumentato il mio investimento portandolo a 1500 euro al mese proprio ultimamente durante la pandemia. Questa cosa forse mi ha anche aiutato, perché c'è stato un bel rialzo dei mercati in quest'ultimo periodo, e devo dire i ritorni sono in linea col mercato, ovviamente inferiori rispetto allo standard S&P 500, che ovviamente è solo azionario. Il mio è un portafoglio un pochino più prudente. Su Tinaba invece ho messo 4.000 euro tutti insieme per partire con l'investimento, anche se il minimo è 2.000, e adesso al posto di mettere 1.500 al mese su Moneyfarm metterò 7.50 al mese su Moneyfarm e 7.50 al mese su Tinaba, in modo da poter fare un confronto nel futuro. Io su entrambi i portafogli ho il massimo profilo di rischio, perché ho un orizzonte temporale lungo e perché non mi spaventano i ribassi del mercato, quindi quando c'è un ribasso io non mi spavento e non vendo tutto quanto. Come potete vedere, i due portafogli sono diversi come composizione. Devo dire che se esistesse un profilo di rischio ancora più rischioso, 100% azionario o 95% azionario, penso che mi affiderei a quello, perché su orizzonti di tempo lunghi come i miei potrei avere tranquillamente tutto azionario. Comunque, se fra 6 mesi Tinaba ha avuto un 1% in più di Moneyfarm o viceversa, non vuol dire che necessariamente un servizio è migliore dell'altro. Certe cose purtroppo si possono vedere solo nell'arco di tanti anni, e quindi non potremo mai fare un'analisi sulla strategia di investimento dei due servizi. La cosa principale che andremo ad analizzare in realtà è il servizio in sé per sé, quindi come mi trovo io come esperienza dell'utente, e non tanto poi i ritorni dei due RoboAdvisor, che verosimilmente saranno molto molto simili in quanto funzionano allo stesso modo, ribilanciano solo due investimenti quasi passivi in ETF con una principale prevalenza azionaria nel mio caso. Oltre ai miei due portafogli con Tinaba e Moneyfarm non ho nient'altro. Una volta avevo un po' di Bitcoin che ho venduto fin troppo presto, abbastanza troppo presto da poter dire che non ci ho fatto niente. Avevo meno di mezzo Bitcoin e non ho nient'altro.
Un obiettivo mio di quest'anno è crearmi il mio portafoglio fatto in autonomia, che non andrà a sostituire i miei investimenti con i RoboAdvisor, ma sarà un'aggiunta. Prima di andare avanti, facciamo un po' di chiarimenti. Qual è il modo migliore di investire i propri risparmi? Se si ha uno stipendio, e quindi arrivano mensilmente, la cosa ideale è avere un PAC, quindi un piano di accumulo, che si traduce tranquillamente in investo una somma ogni mese o ogni tot. Come la investo questa somma è là il vero problema. La posso investire autonomamente, quindi io attraverso un broker, che può essere la mia banca, o tantissimi broker mi affidano di questi servizi che sono solamente intermediari, e mi compro in autonomia gli ETF o gli strumenti che andranno a comporre il mio portafoglio. È una soluzione. Altrimenti, la seconda opzione è affidare i miei risparmi a dei professionisti. Una volta le persone affidavano i propri soldi alla propria banca, alla filiale, andavano in filiale e investivano i soldi. Questa soluzione si è dimostrata molto poco efficiente, specialmente quando si hanno pochi risparmi, perché notoriamente in filiale non ti fanno fare gli investimenti migliori, ma ti rifilano un po' di prodotti pacco che ti fanno fare dei ritorni molto più bassi rispetto a quanto potresti fare tranquillamente con gli ETF. Stessa cosa per quanto riguarda molti altri servizi. In realtà, alla fine, il servizio più valido per chi ha pochi risparmi, insomma meno di 100.000 euro da risparmiare, è sempre un RoboAdvisor che investe in ETF. Alla fine del gioco è il servizio più smart, più efficiente, più economico per un piccolo risparmiatore per investire i propri risparmi. Quindi abbiamo due opzioni. La prima è investire autonomamente, la seconda è investire con un RoboAdvisor che investe in ETF. Facciamo i pro e i contro di entrambe le soluzioni. Investire autonomamente. Pro: i costi sono bassissimi, perché andremo solamente a pagare le commissioni del broker e i costi dei fondi. Gli ETF in media hanno un prezzo che va dallo 0.05 allo 0.2%, quindi molto molto basso. Un altro pro è la massima libertà. Possiamo comporre il nostro portafoglio come ci pare, avere il 90% in azionario, il 3% in cripto, la restante percentuale in altre cose più o meno rischiose. Abbiamo massima libertà. Questa è la faccia buona della medaglia. Adesso passiamo ai contro. Un contro è che ovviamente i rischi, essendo molto liberi, sono veramente alti. Quindi investire autonomamente è una soluzione molto buona per chi già ha le basi degli investimenti, chi già conosce le asset class, chi già conosce i veri mercati, sa come funziona un broker, sa cos'è una commissione, sa leggere e distinguere fra di loro i singoli ETF, sa più o meno quella che è la teoria base con cui si compone un portafoglio, e allora con queste informazioni magari riesci effettivamente a farti un portafoglio in maniera autonoma. Attenzione, non sono cose difficilissime, non è rocket science. In poco tempo, se uno si impegna, queste basi le riesce a imparare. Un'altra componente però che aggiunge il rischio è quella emotiva, e qua serve un po' di esperienza, perché una volta che si ha libero accesso con un broker ai mercati, non solo ti puoi comprare gli ETF, ma ti puoi comprare anche le singole azioni, ti puoi comprare un sacco di altri strumenti che sono ben più rischiosi, e allora là ci sarà sempre, e c'è, la tentazione di comprare cose che esulano un po' da quello che è il nostro investimento, e c'è anche la tentazione di controllare periodicamente troppe volte il proprio investimento, e questo aumenta la possibilità di fare stupidaggini. Gli investimenti devono essere passivi, a meno che non sia la nostra passione più sfrenata, devono rimanere là e li dobbiamo controllare trimestralmente, mensilmente al massimo, e diminuire al massimo la possibilità di disinvestire in momenti di panico, di investire troppo in momenti di euforia, perché sono quelli di solito gli errori classici dell'investitore, anche magari competente, che però si lascia magari trascinare dall'emotività. Quindi i contro sono maggiori rischi, maggiore emotività. Ora voglio prendere come modello un altro youtuber che si chiama Pietro Michelangeli. Se non lo conoscete, è uno youtuber italiano che fa solo finanza personale. Lui è un ragazzo della mia età ed è chiaramente competente nell'argomento. È molto preparato sia emotivamente che con i fatti. Per lui la soluzione migliore è ovviamente investire autonomamente attraverso un broker, sia perché è la sua passione, quindi per lui non è un problema andare a rivedere e rivedere gli investimenti, anzi lo fa per tenersi aggiornato, fare video eccetera eccetera, e in più sa perfettamente come comporre il proprio portafoglio e gestire il rischio. Lui è l'esempio perfetto di un ragazzo che non ha problemi a farsi un portafoglio in maniera autonoma. Chi è invece che non si deve fare un portafoglio in maniera autonoma? Un ragazzo che ha scoperto la finanza un mese fa, è in piena euforia, spera di diventare ricco e quindi si affida ad un broker non perché ha le commissioni basse rispetto a risparmio gestito, ma perché spera di trovare quella singola azione, quella criptovaluta o quello che è, che lo farà sbancare durante l'anno. Ora non dico che lui non debba assolutamente gestirsi autonomamente un portafoglio, però potrebbe essere più saggio gestire una piccola parte dei propri risparmi in maniera autonoma e far gestire l'altra, per esempio, a un RoboAdvisor. E qua passiamo ai pro e ai contro del RoboAdvisor. Il pro principale è che non devi fare assolutamente nulla se non controllare ogni 3 mesi i tuoi investimenti, giusto per capirci qualcosa. Conviene comunque avere un po' di basi sugli investimenti, ma anche se non hai quelle basi, teoricamente non serve saperle perché ci pensano loro. Non fare nulla significa non avere stress, non controllare periodicamente l'investimento, diminuire quindi il rischio di disinvestire in momenti di paura, investire troppo in momenti di euforia, ed è un ottimo modo per iniziare a investire e approcciarsi al mondo della finanza. Quindi esattamente come ho fatto io, che 3 anni fa magari sì, avevo le basi per farmi il portafoglio da solo, ma non ero ancora abbastanza competente, mi sono affidato a un RoboAdvisor e ho sfruttato questi 3 anni per informarmi sempre di più, e adesso effettivamente mi sento molto più sicuro. Quindi è anche un modo per darsi tempo di imparare ma non perdere l'occasione di investire. Un altro
4 Pro ovviamente che sono gestiti da professionisti che di tanto in tanto effettuano ribilanciamenti. Non drastici, ma è drastici perché si tratta comunque di investimenti semipassivi, però possono aiutare. Quali sono i contro? Ovviamente la commissione di gestione, perché farsi gestire risparmi ha una commissione di gestione che in media con i RoboAdvisor qua in Italia, in Europa, va dallo 0,5-1%, diminuisce con l'aumentare del proprio capitale investito. E un altro grosso contro è che noi non abbiamo alcun modo di gestire i nostri investimenti se non attraverso il profilo di rischio. Quindi una volta che ho deciso il mio profilo di rischio, tendenzialmente il mio portafoglio io non lo posso toccare, e se voglio comprare un indice particolare non lo posso andare a chiedere al mio RoboAdvisor, lo devo fare autonomamente. Per esempio né Moneyfarm né Tinaba investono in indici sulle criptovalute. Per farlo quindi l'unico modo per me è farlo autonomamente. Non ho libertà, giustamente. È l'altra faccia della medaglia del fatto che io non devo fare nulla e quindi farò tutto loro. Chi è che si deve affidare un RoboAdvisor? Secondo me tutte quelle persone che hanno dei risparmi, vogliono investirli, ma non sanno più o meno come farlo. Piccoli risparmiatori, giovani lavoratori, ma anche persone più grandi che risparmiano ma non investono. Ecco, loro che magari un po' di nozioni sugli investimenti ce l'hanno, gioverebbero tantissimo dall'affidarsi a un RoboAdvisor, perché si approccerebbero per la prima volta al mondo degli investimenti in maniera sicura, tranquilla. Detto ciò, se voi invece siete benestanti, avete più di 100.000 euro da investire o 1 milione di euro da investire, si aprono tante altre realtà. Non ne parlerò in questo video perché al momento è un'elite quella che può investire più di 100.000 euro o 1 milione di euro, però in queste situazioni ci si può rivolgere al risparmio gestito, alla gestione patrimoniale personale con un consulente, o addirittura chi ha più di 500.000 euro da investire può avere addirittura un private banker, generalmente, quindi servizi molto elitari che a questo punto possono essere considerati migliori di un RoboAdvisor. Ma per chi invece ha meno di 100.000 euro da investire, di soluzioni migliori rispetto a un RoboAdvisor per quanto riguarda il risparmio gestito io non ne conosco. Ovviamente stiamo qua per imparare, imparo ogni giorno. Per esempio nei commenti dello scorso video mi avete fatto notare che esistono alcuni ETF che sono quelli di Vanguard, che sono arrivati da poco in Italia, io mi ero perso questa novità, e sono creati appositamente per essere già bilanciati in modo da non dover comprare e scegliere i singoli ETF, ma è già tutto in una sola soluzione. Ok, fino a qua era solo per spiegare se valeva la pena investire in un robo. Come mai io, quindi Marcello, che le basi ce le ho, perché non ho un portafoglio in autonomia? Perché non ho avuto mai l'occasione di farmelo fino ad adesso. O meglio, ho iniziato a investire 2 anni e mezzo fa con il RoboAdvisor, ho messo da parte anche un gruzzoletto in liquidità che non ho investito, viaggiando e riviaggiando non avevo modo di interessarmi. Io quando viaggio mi dimentico completamente del mondo dei mercati, degli investimenti, eccetera eccetera. Ho intenzione di crearmi il mio portafoglio, me ne parlerò quindi a fine anno. Il motivo per cui non l'ho fatto è perché il mercato è sempre stato ai massimi storici, mi ero detto: Marcello, inizia a investire quando c'è un ribasso. C'è stato un ribasso a marzo e io non ho iniziato a investire perché sono un pollo, quale regola mai cercare di prevedere il mercato, ma piuttosto mi faccio un pack da solo con degli ETF scelti da me. Tutti i miei tentativi di prevedere il mercato hanno fallito miseramente, lezione imparata. E mi faccio un bel pack da accostare agli altri 2 pack che ho con Tinaba e Moneyfarm. A fine anno facciamo un bel confrontone su chi ha fatto meglio. Facciamo il confronto Tinaba versus Moneyfarm. Partiamo da una premessa: sono entrambi 2 ottimi servizi, molto validi, molto affidabili. Moneyfarm nasce come startup, è un'azienda del tutto italiana, anche se opera in tutta Europa e ha anche una bella fetta di mercato. Ha avuto vari investimenti da società finanziarie italiane come Allianz e Poste Italiane. Tinaba invece, insieme a Banca Profilo, hanno creato un altro RoboAdvisor che si appoggia alla struttura di Banca Profilo, che come sapete è una banca private di investimenti che da anni opera nel settore degli investimenti, è quotata in borsa, è molto solida. E Banca Profilo con Tinaba offrono questo servizio che serve proprio a portare un po' quello che era un servizio elitario a tutti quanti, sfruttando quella che è la struttura già in piedi di Banca Profilo. Difatti però il servizio che vanno a offrire è esattamente lo stesso, cioè la gestione del risparmio con un RoboAdvisor che investe in ETF, che significa che non ci sono per entrambi conflitti di interesse. Tinaba non potrà farmi investire in fondi specifici che vuole lei, che ha incentivi, non può farmi investire in azioni specifiche, ma attraverso gli ETF non ci sono conflitti di interesse, perché comprerà gli ETF che sono già diversificati, che sono già quotati sul mercato, non ha alcun interesse a farmi comprare un ETF rispetto ad un altro. Stessa cosa Moneyfarm: anche se Moneyfarm è partecipata da Allianz e da Poste, non potrà andare a comprare i buoni fruttiferi postali delle Poste perché investe in ETF, quindi comunque non abbiamo un conflitto di interessi. Parliamo adesso dei costi. Il costo di un RoboAdvisor si divide in 2 voci. La prima è il costo di gestione, quindi la percentuale che diamo al servizio per gestire i nostri risparmi. La seconda è il costo dei fondi sottostanti, perché ovviamente il RoboAdvisor andrà a comprare dei fondi che hanno un costo. Queste 2 voci sono il costo totale, in quanto sia Moneyfarm e Tinaba non hanno nessun costo per depositare fondi, per elevare fondi, cambiare il proprio investimento, cambiare il profilo di rischio. Non c'è nessun tipo di costo se non appunto la commissione di gestione e il costo dei fondi sottostanti. Fino ai 20.000 euro investiti entrambe hanno il costo dell'1%. Dai 20.000 euro in poi Tinaba costa un po' di meno, perché costa lo 0,7%, mentre Moneyfarm costa lo 0,75% del portafoglio ogni anno. Tinaba però ha un costo medio dei fondi sottostanti dello 0,25%, mentre Moneyfarm ha un costo medio dei fondi sottostanti dello 0,2%. O meglio,
Così è scritto sui loro siti. I costi sono molto simili. Parliamo della sicurezza, perché dico che sono entrambi servizi molto sicuri. Tinaba è partecipata da Banca Profilo. Banca Profilo è una banca quotata in borsa ed è molto solida. Non c'è il rischio che fallisca dall'oggi al domani. Moneyfarm anche è molto sicura. Non è una banca, è più simile come concetto a una startup, ma ormai è sul mercato da un bel po' di tempo, ha investitori giganteschi, istituzionali, e per come opera la vedo dura che fallisca. Sono entrambe straregolamentate da Consob, Banca d'Italia e tutte le cose che possono regolamentare sulla faccia della terra. Inoltre, pure nel caso in cui falliscano, quando noi investiamo con un robo advisor non andiamo a regalare i soldi al servizio, ma andiamo effettivamente a comprare degli strumenti che sono nostri, quindi il nostro capitale, il capitale quindi investito, è gestito separatamente dal capitale dell'azienda. Quindi Moneyfarm avrà il suo bilancio che è separato dagli investimenti che arrivano dai propri utenti. Quindi pure nel caso in cui dovessero fallire, direi praticamente prossimo all'impossibile, i nostri risparmi sarebbero al sicuro. Investimento minimo per iniziare. Tinaba ha un investimento minimo di 2.000 euro, Moneyfarm ha un investimento minimo di 5.000 euro. Perché esiste un investimento minimo? Perché altrimenti è difficile creare un portafoglio diversificato. Inoltre ha senso iniziare a investire quando si inizia ad avere un po' di risparmio. Supporto clienti. Moneyfarm mette a disposizione dei propri clienti un consulente, una sorta di consulente. Infatti quando io ho aperto con Moneyfarm mi ha chiamato una ragazza che mi ha chiesto se avessi cose da chiarire. Ovviamente non è un consulente dedicato al 100%, perché sarebbe impossibile dedicare un consulente a tutti quanti i clienti di Moneyfarm. Immagino che puntino sul fatto che è più simile a un'assistenza clienti. Posso immaginare che in un momento di crisi, come è stato a marzo 2020 o aprile 2020, alcune persone siano rimaste spaventate, si siano attaccate al telefono, e quindi là effettivamente il consulente può essere più umano, ecco, e darti più sicurezza. Per il resto, sia Tinaba che Moneyfarm hanno una normalissima assistenza clienti via chat, via mail, eccetera eccetera. Per quanto riguarda le tasse, sia Tinaba che Moneyfarm hanno il sostituto d'imposta, quindi significa che in fase di dichiarazione dei redditi non dobbiamo dire assolutamente niente. Ci pensa il servizio, che sia Moneyfarm che sia Tinaba, non dobbiamo fare nulla. Parliamo invece della semplicità dell'app. Dipende molto dal gusto personale, io l'ho utilizzata entrambe. Moneyfarm è verticale, dedicata solo a RoboAdvisor, quindi tu apri Moneyfarm e hai solamente il RoboAdvisor. Io l'apro sempre da smartphone, è molto intuitivo, puoi tranquillamente vedere come è composto il portafoglio, i conferimenti, come sta andando. Non sono un esperto di UX UI, quindi non saprei bene come migliorarla. Stessa cosa Tinaba, in realtà sono molto diverse come look, però ci navigo molto facilmente anche su Tinaba, non saprei distinguere un vincitore su quello. Una grossa differenza però è che il RoboAdvisor su Tinaba, nell'app Tinaba, è una delle varie funzionalità, perché Tinaba poi è un'app a tutto tondo che dà servizi bancari, e questo secondo me è migliore se voglio far parte di un ecosistema. Perché se io mi faccio il conto Tinaba e lo utilizzo per, che ne so, le spese in comune, lo utilizzo per pagamenti peer to peer, per pagare online, eccetera eccetera, a questo punto magari io già ho i miei 5.000 euro, 10.000 euro sulla carta, mi risulta più facile fare il conferimento sul RoboAdvisor perché è tutto là fondamentalmente, mentre Moneyfarm è un servizio a parte. È un po' il solito discorso che si fa per quanto riguarda le fintech. Adesso le fintech sono tutte separate, c'è quella che offre il servizio di investimenti, c'è quella che offre il servizio del micro risparmio, c'è quella che offre i pagamenti, eccetera eccetera. Tinaba vedo che punta più a unire tutto. A me piace questa visione, anche perché sono stato molto con loro, me l'hanno raccontato molto, ho avuto modo di anche empatizzare con loro, capire la visione, quindi sono di parte probabilmente. Non ho mai parlato direttamente con Moneyfarm dei loro servizi. Una nota in favore di Tinaba: è un po' più facile disinvestire, basta disinvestire con un solo tocco e si mette tutto in liquidità. È più intuitivo, è più facile, è più veloce disinvestire su Tinaba che su Moneyfarm, e questo può dare un po' di sicurezza all'utente forse. Ultimissimo punto, i bonus. Porta un amico. Moneyfarm offre uno sconto sulla costa di gestione, ogni persona che porti è uno sconto dello 0,1% per 6 mesi, quindi se io porto 10 amici non pago il costo di commissione per 6 mesi, mentre Tinaba offre invece un bonus di 100 euro. È effettivamente un bonus migliore. Di nuovo, questi bonus sono strumenti di marketing, quindi servono a attirare clienti. Come dicevo prima, non inserisco i rendimenti all'interno di questo confronto, sia perché Tinaba è un servizio molto più nuovo, è nato da molto meno tempo, quindi non avevano lo storico dei rendimenti, non sono pubblici, non lo so, ma poi in generale un servizio che investe in ETF non è che può avere chissà quali rendimenti diversi rispetto al mercato, quindi è un confronto che per ora ha anche poco senso fare. Converrebbe farlo fra 10 anni, quando il mercato sarà gigantesco e ci saranno 1000 player, robo advisor diversi. Fatto il confrontone, non sarò io a dirvi chi è meglio, che è peggio. Io li trovo due servizi entrambi molto validi, con le loro piccole differenze, con i loro singoli pro e contro. Il vero punto è decidere se investire o no con un robo advisor. Penso, ragazzi, di aver detto veramente tutto. Ci vediamo nei prossimi video, che non saranno pipponi sugli investimenti. Sono contento se siete arrivati fino a qua, perché vuol dire che vi interessano gli investimenti. Come sapete, io non sono un canale verticale su questo argomento, anche se ne parlo perché è un aspetto della mia vita. Io parlo di tutti gli aspetti della mia vita: i soldi, i viaggi, quello che imparo, la crescita personale, eccetera eccetera. Va bene ragazzi, ci vediamo con i prossimi video. Io vi saluto, scrivetemi in un commento cosa ne pensate, trovate tutto quanto in descrizione.